processo canonico di beatificazione è arrivato al primo stadio, cioè quello che nel regolamento canonico viene chiamato servo di Dio. Però teniamo pure conto che padre Chiti è morto da una quindicina di anni, quindi diciamo, noi sappiamo bene che i tempi della Chiesa per queste cose sono lunghissimi. Oh, perché padre Chiti è coinvolto con la realtà di Civitavecchia? Perché lui nella sua vita è stato un militare di carriera nei granatieri di Sardegna e nel 1967 ha comandato il 4° battaglione meccanizzato del 1° reggimento granatieri, che per tantissimi anni è stato di stanza alla caserma De Carolis sulla Braccianese Claudia. Dopo di quello, col grado di colonnello, ha comandato invece per alcuni anni la scuola Marescialli a Viterbo. Dopo ha raggiunto il grado di generale dei granatieri e è andato poi in pensione. Dopo andato in pensione ha avuto, diciamo così, possiamo dire un'ispirazione, si è fatto frate cappuccino. Praticamente ha abbandonato i gradi da generale e è diventato povero tra i poveri. Da cappuccino ha fatto il predicatore, il confessore, è rimasto sempre legato ai granatieri di Sardegna e poi oltretutto ha ristrutturato un convento che si trova di fronte alla rupe di Orvieto, il convento di San Crispino, e l'ha fatto diventare un'oasi di spiritualità conosciuta in tutta Italia. E per ristrutturarlo cosa ha fatto? Ha chiamato a raccolta tutti i militari che avevano fatto servizio sotto di lui, chi era stato ingegnere, architetto, geometra, muratore, elettricista, idraulico, e l'ha coinvolti in questa ristrutturazione. E effettivamente poi ha avuto un incidente stradale nel 2004 e a seguito di questo incidente è morto. E da qualche anno iniziò subito questa idea, questo proposito di portarlo sugli altari per la sua vita particolare fatta da frate specialmente. Uno di quelli che allora era un tenente di prima nomina, il generale di corpo d'armata Michele Corrado, verrà insieme al padre postulatore, padre Rinaldo Cordovani, il giovedì 17 all'Aula Pucci a svolgere una conferenza su questo frate cappuccino.